Iniziamo insieme nella Divina Volontà questa preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, ti ringrazio della tua presenza, perché la tua presenza guarisce. Signore Gesù, manda i tuoi angeli santi a versare su di me il tuo sangue preziosissimo, perché mi sia donata la tua assoluta e totale protezione, e affinché nessun disturbo si ponga fra te e me mentre prego. Tutto avvenga per la forza e la soavità dell'amore di Dio, perché un amore forte e soave guarisce. Chiedo anche la presenza specialissima di Maria. O Madre, imponi su di me le tue dolci e benedette mani e stai così per tutto il tempo della preghiera, perché tutte le grazie che tuo Figlio vorrà donarmi per tua intercessione siano da me accolte e si possano realizzare oggi. Segni, miracoli, prodigi, guarigioni spirituali e del corpo, guarigioni da tutte quelle malattie che mi impediscono di dare gloria a Dio. Vieni, Spirito Santo, vieni tu che sei Dio, vieni tu che ti sei compiaciuto di visitare la dolce Vergine Maria, rendendola madre del Verbo. Visita la mia vita. La preghiera che ora farò è una preghiera potentissima. Spesso tanti dei problemi che abbiamo, di natura fisica, psicologica, spirituale, hanno per varie ragioni sede nel grembo materno, per cui ora pregherò per la guarigione e la liberazione da ogni male per me e per ognuno di voi. Padre Celeste, che hai creato con amore i tuoi figli, ora ti chiedo di effondere su di me e su ognuno di coloro che ascolterà e pregherà questa orazione con potenza e con forza il tuo Santo Spirito. Signore, illumina ora il grembo di mia madre. Tu hai creato anche lei e la desideri santa e tutta tua per l'eternità. Purificala da ogni negatività o macchia e inondala della tua luce, del tuo potere risanatore, della tua maestà, mentre vedo me stessa durante il mio concepimento. Riempi questo momento della tua divinità, del tuo splendore. Formami a tua immagine, a tua somiglianza, e riempimi della tua luce e del tuo amore. Signore Gesù Cristo, ti chiedo di venire a stare con me dal momento del mio concepimento. Accendi in me con il tuo infinito amore e la tua misericordia il fuoco del tuo divino amore. E fondi su di me e su tutti questi miei fratelli e sorelle, o dolce Gesù, ogni dono e grazia, e guariscimi da ogni ferita. Ripara ogni danno fisico o spirituale provocato dai peccati dei miei genitori o del mio albero genealogico.
e a te, Maria, Madre mia, insieme con tutti gli angeli e i santi, non solo chiedo di essere con me dal momento del mio concepimento, ma chiedo di poter essere concepita nel tuo grembo, lo stesso grembo dove hai accolto Gesù per 9 mesi. Questo mio rinascere nel tuo grembo mi guarirà e mi farà figlia nuova. Come dice il Vangelo, mi farà rinascere dall'alto, perché chiunque crede in Lui avrà la vita eterna. Provvedimi, dolce Madre, di tutto l'amore materno di cui ho bisogno e che non ho ricevuto o che ho ricevuto in modo imperfetto. Signore Gesù, per il sigillo che hai impresso nel mio battesimo, per l'intercessione potente della Beata Vergine Maria, Regina della Pace, infondi in me il tuo spirito, Signore, spirito di guarigione da ogni malattia dello spirito e del corpo. Liberami ora, Signore. Sono bloccata dallo spirito di esaurimento, dalla depressione, da malattie psicologiche e neurologiche. Purificami e rendimi libera, o Gesù, dal male e dal maligno. Spezza le catene del nemico e libera questa tua figlia, questo tuo figlio. Purifica da ogni negatività che fu trasmessa, consciamente o inconsciamente, mentre ero nel grembo di mia madre. Provvedi di quell'amore paterno di cui avevo bisogno e che non ho ricevuto o che ho ricevuto in modo imperfetto. Man mano che procediamo per ogni mese di gravidanza, Signore Gesù, purificami, guariscimi, rinnovami, ristorami, illuminami, lavami, trasformami. Ristabilisci in me l'ordine che avevi dato al tuo primo figlio, Adamo, prima che rinunciasse alla tua grazia per orgoglio. Rimuovi da me ogni oscurità, ogni paura, ogni amarezza, ogni radice velenosa che è entrata in me attraverso pensieri, traumi, liti, parole cattive e attraverso qualunque informazione negativa o ricordi negativi e traumatici. Immergimi nel tuo sangue preziosissimo, perché mi lavi e mi purifichi da ogni limite che mi impedisce di fondermi in te. Estirpa da me ogni veleno umano e satanico. Mentre trascorre il primo mese e mi formi nel grembo materno, o Signore Gesù, posa il tuo sguardo su di me e fa che io possa sentire il tuo amore, il tuo calore. Rimuovi qualsiasi rabbia, ansietà, amarezza, confusione, timore, colpa, insicurezza, rifiuto,
risentimento o vergogna che possano essere stati trasmessi a me da mia madre quando apprese che dovevo nascere, quando cominciò ad informare la sua famiglia e gli amici che era incinta di me. I primi sono mesi delicati, Signore, e spesso si possono avere dei problemi. Quando l'emorroissa con fede ha toccato il tuo mantello per guarire, le hai detto: «La tua fede ti ha salvata, va in pace». Anche io con fede tocco il tuo manto e ti chiedo guarigione. Ti chiedo di arrestare tutte le fuoriuscite di tutte le cose buone che hai seminato in me e di estirpare invece tutte le informazioni negative immesse da mia madre e da mio padre. Passiamo ora al secondo mese. Signore Gesù, per il tuo santo e potente nome, per il tuo sangue versato per me sulla croce, rimuovi ogni paura, ogni ansia, ogni mancanza di fede che posso aver recepito da mia madre e da mio padre. Guarisci in me ogni malformazione che ha spezzato l'ordine che tu avevi dato all'origine per qualsiasi motivo. Guarisci ogni forma di malattia o di difficoltà che possa essere stata generata in questo mese e che per qualsiasi ragione si manifesta anche ora. Estirpa anche tutte le malattie dormienti. Prendi queste malattie fra le tue mani. Strappale dal mio corpo e dal mio spirito, dalla mia mente, dalla mia memoria, dalla mia psiche, distruggile. Tu mi vuoi felice, Signore Gesù. Per questo inchioda tutte queste malattie alla tua santa croce che ha redento il mondo e che ha redento anche me. Fa che per la tua maggior gloria non tornino mai, mai più. Amen. Il tempo passa e giungiamo al terzo mese. Signore Gesù, rimuovi ogni rabbia, amarezza, confusione, timore che mia madre possa avermi trasmesso, consciamente o inconsciamente. Signore, per il tuo nome potentissimo, per la promessa della tua parola, guariscimi da ogni malattia del corpo e dello spirito. Brucia col tuo fuoco ogni tumore, risanami da ogni menomazione. Guarisci le patologie che i medici dicono incurabili. Purifica il mio sangue, le cellule malate. Guarisci le viscere. Spezza le catene dei vizi e delle dipendenze. Libera, oh Signore, dall'alcol, dalla droga, dal gioco, dal fumo, dalla bulimia, dall'anoressia e da tutte le malattie metaboliche. Rimuovi ogni sensazione di colpa che io possa aver avuto perché mia madre si sentiva male o per aver percepito di aver causato degli sforzi finanziari quando era incinta di me. Fa che io non senta più, Signore Gesù, di essere un fardello e di sentirmi invece completamente circondata dall'amore di mio padre e di mia madre.
fa che io senta il loro amore per me e la loro gioia perché sto per nascere. Mentre entriamo nel quarto mese, Signore, riempimi della Tua luce e del Tuo amore e rimuovi qualsiasi negatività che mi è stata trasmessa da mia madre e da mio padre. Prendi ora in mano la mia vita, oh Gesù. A causa delle mie infermità sono bloccata e non riesco a vivere in libertà la mia condizione di figlia di Dio. Guarisci, Gesù, ogni cellula malata del mio corpo, affinché possa servirti nella vocazione a cui sono stata chiamata. Versa, Signore, il tuo sangue su di me con abbondanza. Lavami, purificami da ogni colpa. Di una sola parola ed io sarò guarita, sarò sanata, sarò purificata, sarò perdonata. Dillo, Gesù. Io lo voglio. Sii guarito. Sii guarita. Io lo voglio. Sii purificato. Sii purificata. Io lo voglio. Sii perdonato. Sii perdonata. Va, la tua fede ti ha salvato. Guarisci, Gesù, perché tu sei medico e medicina. Nel quinto mese, Signore Gesù, ti chiedo di guarirmi da qualsiasi mancanza di ossigeno io abbia avuto a causa della posizione del cordone ombelicale o di qualsiasi altra malformazione del cervello, dell'ipotalamo, dell'ipofisi, della colonna vertebrale, del midollo spinale. Purifica dalle infezioni del sangue e dei reni. Ripara tutte le ossa. Come ha pronunciato Santa Faustina, il tuo sangue puro e sano circoli nel mio organismo malato e il tuo corpo puro e sano trasformi il mio corpo malato e pulsi in me una vita sana e forte, se è la tua santa volontà. Guarisci i miei occhi, le mie orecchie, sana le mie estremità. Distruggi le malattie autoimmuni. Risana il corpo e lo spirito da tutti quei mali che paralizzano le braccia, le gambe, il collo, la testa, i pensieri, la parola. Sciogli tutti i nervi che sono contratti. Togli tutte le infiammazioni. Libera da ciò che fa tremare il corpo e ciò che causa forti dolori alle membra interne ed esterne. Guarisci il cuore da tutte quelle ferite che si porta dietro e dalle malattie cardiache. Possano oggi stesso i miei occhi vedere la tua gloria. Fa che possa testimoniare la mia guarigione e la guarigione di tanti miei fratelli e sorelle, liberati dal maligno, cuori guariti da antiche ferite, anime che tornano in lacrime da te per non lasciarti mai più. Nel sesto mese, Signore Gesù,
ti chiedo di avvolgermi dalla tua luce e del tuo amore, e ti chiedo di guarirmi da ogni informazione cattiva che è venuta a me attraverso mio padre e mia madre, attraverso le loro liti, attraverso le incomprensioni, attraverso le loro ansie. Mentre procediamo nel settimo e nell'ottavo mese, riempimi, Signore Gesù, della tua sapienza e fa che lo Spirito Santo tocchi tutte le informazioni cattive entrate nel mio cuore, le sciolga come la neve al sole. Adesso, o Gesù, chiedo che la Mamma Celeste e il mio angelo custode insieme impongano le loro mani su di me e si irradiano in me queste tue parole, Signore Gesù. Io ti amo e tu sei degna di stima. Ti ho formato nel grembo come un prodigio. Sarò con te tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Signore Gesù, ora nel nono mese mi vedo mentre mi accingo ad essere generata. Man mano che procedono le ore e il travaglio, rimuovi qualsiasi rabbia, paura, amarezza, confusione, abbandono, timore, colpa o risentimento che io e mia madre possiamo aver provato. Guarisci, Signore Gesù, dai tumori, dalle malattie degenerative. Fa che possa tornare al controllo medico ed avere la conferma di essere guarita. Fa che io senta il tuo calore, Signore Gesù. Fa sentire su di me la tua mano che si posa sulle mie infermità. Gesù, fa sentire che mi stai guarendo in questo momento, ora. Tu mi stai guarendo perché io credo. Riempi la mia nascita della tua luce, del tuo amore. Ora mi vedo, ormai venuta alla luce, nelle tue mani amorevole e sante. Signore Gesù, mentre mi sostieni, mi sorridi e con gioia mi presenti al Padre Celeste. Egli mi prende fra le sue braccia e mi porta la sua guancia, respira su di me e dice: tu sei preziosa ai miei occhi perché sei degna di stima ed io ti amo. Il Padre mi riempie della pienezza dell'amore che solo Lui può dare. Mi riempie di traboccante amore, incondizionato e accogliente. Poi, delicatamente, Egli mi porge a Maria, mia madre, che mi tiene teneramente sul suo seno e mi sorride. I suoi occhi sono pieni di amore e mi bacia sulle guance, sulle piccole manine, con gli stessi baci che hanno allietato il piccolo Gesù, e mi accarezza con le sue sante mani, acquieta i miei piagnucolii con le sue tenere parole d'amore. Bambino mio, bambina mia, come sei bella! Come sei preziosa agli occhi di Dio. Ti amo, tesoro mio, non piangere. Ti terrò sempre vicino, così
al mio cuore immacolato. Il suo battito ti calmerà. Oh bambina mia bella, come ti amo. Poi terge le mie lacrime con le sue dita piene di grazia e mi porge a mia madre, che mi accoglie con amore, piangendo lacrime di gioia. Mia madre mi stringe e dice: ti amo, piccola mia, ti amo. Amen. Alleluia. Ed ora, nel nome santo di Gesù, proclamo la Signoria di Gesù Cristo sulla mia infanzia, sul vivere nel grembo, sul mio cuore, sui miei ricordi. E dichiaro nel nome di Gesù che ogni informazione cattiva deve perdere tutto il suo potere e chiedo che lo Spirito Santo sigilli il mio cuore, la mia mente, il mio spirito, con il nome potente di Gesù, perché diventi inviolabile a qualunque informazione cattiva, a qualunque trauma, a qualunque dolore, perché io possa stare bene e operare il bene e testimoniare che Cristo è risorto in me. Amen. Ed ora, rinati dal grembo di Maria e sigillati nello Spirito di Cristo, chiediamo al nostro Signore di far emergere in noi i doni che ci ha dato per essere a servizio della Chiesa e dei fratelli, perché possiamo essere gli uni per gli altri guarigione, liberazione, consolazione. Accogliamo, Signore, la Tua sapienza, la conoscenza, la fede. Accogliamo la guarigione dello spirito e del corpo ed il compiere opere potenti. Riceviamo la profezia e il discernimento degli spiriti, la diversità di lingue e l'interpretazione. E per la verità e la potenza della Tua parola, Signore, riempici di questi doni e carismi, affinché possiamo metterli a disposizione della Tua Chiesa già oggi. Il Tuo nome è santo, Signore Gesù. La Tua Chiesa lo grida: Tu sei il Signore. Tu sei il Signore. Tu sei il Signore. Amen. 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 Alleluia. E con la potenza del sigillo battesimale ci benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.